Ed eccoci come promesso alla seggiovia Goman. Aspetta. Dimmi te, Paolo. No, aspetta, aspetta. Vedete con le gambe? Vuoi farmi venire in vista? Sì. Dai. Signore, cosa... Allora, la prossima volta che mi sbatte negli sci ti sbatto una racchetta addosso. Ok, questo è un preambolo. Va okay. Bene. Perché una volta ci sta, due no. Ma una volta, vabbè. Adesso faccio una foto artistica, scusa. Sì, però tu mi sbatti le racchette in testa, ti ricordo. Ah, io te le sbatto se tu mi sbatti negli sci. È come se mi sbattessi nelle gambe. Va bene. Sasso lungo. Dai, facciamo una... lungo anche il sasso. Oh, se, agli impianti... se fai cavolate agli imbarchi e mi rovini i video. No, io faccio cavolate solo durante. Ecco, là si vede la nuova sasso levante, cioè nuova, del 2011. Delle porte! Non le possiamo fare. È la sasso levante. Io sono drogato di porte. Doppelmayr anno 2002. Grande annata. Perché? Cosa è successo? Avevo 5 anni. Facevi 5 anni? Beh sì, in effetti le costruiscono in estate, quindi... La Teresa è vecchia. È vero, io mi sento come se i miei teen years fossero svaniti nel nulla. Cioè io ho 19, sono quasi più vedi. Cosa le ho fatto? Come si dice compatire in inglese? I'm sorry for... I'm joking, I'm not sorry for you. I'm not sorry, I'm very English. I'm not sorry. Sveglia Tommaso, mezz'ora che l'ha detto. Berard. Mi sono scordato in giù, dai. Ecco, inquadriamo meglio la... Tu sei un grande, chiaro. La bidonvia del sasso lungo, che è là in cima. Che è chiusa perché in inverno non funziona. Nel video vuole. Allora fa la collezione della bocca. Ecco, quella è la mitica bidonvia dove forse dove ho rischiato di... Cosa? Non ho capito, scusa. Eh no, è che la pressione, cambiando pressione, mi si stimola la... E che io ho i guanti, la videocamera in mano, non riesco a farle con le mani, altrimenti... E tu sei un grande. Perfetto. Ecco, quella là, quei sostegni là che vedi. Li vedi quei sostegni là? Quell'impianto là chiuso? Lo vedi? Lì ho rischiato di ammazzare la Maria. Perché eravamo alla stazione a monte. Sì, lei è salita per prima. Io non ce l'ho fatta salire, lei si è trovata nel vuoto. Quella volta che eravamo nel deserto dell'Indiana, io e te a caccia di bufali. Me la ricordo quella volta. Che sparai con un tappo di bottiglia a un bufalo nell'occhio, lo ammazzai, diretto. Ah sì. Non è che magari l'avevi asfissiato con le tue mitiche scoregge che molli la notte? Davvero molli scoregge? No. Sono finte. È di metallo. Cosa di metallo? La protuberanza. Qui una volta c'era una triposta analoga alla vecchia Chine. Minuto di silenzio. Finito, possiamo andare. Finito per il minuto. E invece adesso c'è un esaposto analoga alla nuova Chine. Come si fa a fare questa porta? Ah, no, ti sdoppi. Praticamente ti devi sdoppiare, devi avere due corpi, uno va di qua, uno va di là. Va di corpi? Ma baffan, scusa, si può dire? Sì, si può dire. Ok, perfetto. Vabbè, tirate giù gli sci che dobbiamo alzare la sbarra. Ma mancano 10 minuti. Vabbè, tirate giù gli sci intanto. Dopo sto sostegno lo dobbiamo alzare, non ora. Esattamente o now. Ora. Ecco, No, ok. You got it, motherfucker. Adesso dopo il cappello si alza. Ehi, operatore, ce l'hai duro. Ok? No. L'operatore Tommaso ce l'ha duro. Dai. Oh,
ecco.